sicuramente c'è un po' di consapevolezza in più, dal punto di vista proprio strumentistico. Quel tipo di approccio ci dà la possibilità di, anche solo il fatto di averlo già fatto in precedenza, ci dà la possibilità di goderci alcuni momenti che appartengono a quella fase che spesso in cui prevale l'ansia, la preoccupazione. Invece, poi a un certo punto ti rendi conto che è anche quello il bello, cioè è anche tutta la preparazione di quella settimana lì che è il bello. E mi sento di dire che la differenza sostanziale tra quella volta e questa volta, a parte qualche giorno fa mi sono reso conto che sono passati 6 anni, non li avevo ancora metabolizzati questi 6 anni, però sì, è sostanzialmente la differenza è quella, stare con i piedi per terra e riuscire a vivere al 100% quello che sta accadendo anche nella fase di preparazione. La cosa che mi ha spiazzato di più è stato proprio quello che io l'ho dichiarato più volte, che è incredibile che una canzone ha avuto la forza di raccontare quello che è stato un progetto di anni di lavoro, di studio e che ha avuto momenti difficili dal punto di vista proprio di riscontri sul pubblico, no? Poi c'è da dire pure che in mezzo ci sono stati dischi di platino e primi posti in classifica, però non è sicuramente stato come quello che è accaduto su Italo Disco, cioè la forza mi sento di dire che nella tua domanda c'era già la risposta, cioè la forza di un pezzo è che quella che ci dà la forza oggi è il fatto che comunque con un brano, cioè è arrivata, per quanto possiamo fare i fighi e dire le parole, raccontare la musica, è arrivata la musica nella vita delle persone ed è stata abbracciata veramente da tutti, nonostante sia stata presentata da una band che in quel momento no, non aveva quel tipo di hype. Però nello stesso tempo mi sento di dire che ovviamente, anche se può essere considerata una frase fatta questa, quel momento di down, quei momenti di down, io la prossima volta me li godrò, perché saranno quelli che preparano poi il rinculo, come dici tu, cioè artistico, dal punto di vista proprio puramente di vena artistica, perché forse senza quei momenti di down non avremmo avuto la convinzione di chiuderci in studio e provare a fare le cose gigantesche. Io considero Italo Disco un grande dolce di fine pasto dopo un mese abbondante di diete e palestra che non hai mangiato, cioè e quindi me lo sono goduto, cioè ce lo siamo goduti proprio al 100%. Quel dolce lì è stato il più buono del nostro percorso. Faccio fatica a dire carriera, perché carriera diciamolo tra 20 anni, se saremo qui. Devo dire, siamo felicissimi particolarmente di una cosa, che si parla di Suono the Colors, che per una band è sempre un po' il goal, l'obiettivo, avere una propria identità sonora è quello che abbiamo sempre sognato, e sapere che oggi gira sugli articoli appunto il suono The Colors, beh, ci fa sentire ok al 100%, e soprattutto in questo momento che stiamo per andare lì dove sapete, è ancora più ci fa sentire ancora più a posto con noi stessi, andare lì con questa percezione del nostro progetto lì fuori. Non volevamo ripetere Italo Disco, perché il motivo per cui dico con un bel po' di ansia quando siamo entrati è quello, perché comunque diciamocelo, è la hit più grande che abbiamo mai avuto in questo. Io mi sento abbastanza sereno, però nello stesso tempo non consideravamo giusto non far percepire la palette di suoni della nostra band in questo momento. Cioè, si deve sentire quello che poi è il motivo per cui poi viene considerato il suono The Colors. È proprio quello, cioè, che
si deve sentire che in questo momento del nostro percorso siamo questo, e quindi non potevamo non mettere il funk, questa volta che strizza un po' più l'occhio sulle chitarre a Prince, forse sulla parte di ritmica di chitarre, ma con i fiati sul finale di Al Jarreau, Michael, con tutte le citazioni del nostro racconto declinato ai giorni nostri, che è un po' il nostro obiettivo, cioè quello di rimanere una band funk. Nella scelta proprio dell'arrangiamento, perché sapevamo che ci stavamo proponendo lì con questo pezzo, già da un anno, come siamo già detti, e volevamo dare importanza a quella che è la quarta dimensione di quel palco, che è l'orchestra, che abbiamo deciso di non far suonare a mo' di tappetone, come spesso accade magari sulle ballad, come abbiamo fatto anche noi, cioè abbiamo usato spesso l'orchestra, anche Me Minus You, abbiamo usato l'orchestra che accompagnava il pianoforte. Questa volta abbiamo deciso di scrivere delle linee di archi che affondano le radici nella fine degli anni 70, che ricordano un po' la disco, e quella cosa lì abbiamo detto: quanto sarebbe bello sentire un'orchestra a Sanremo che suona le linee disco. E quindi sì, abbiamo nella prova a Roma abbiamo toccato con mano questa cosa, e vi giuro che è stata una cosa proprio godibile per noi, perché appunto ha allargato ancora di più l'orizzonte della sonorità di questo brano, e siamo felici di performarla per la prima volta per tutta Italia, farla sentire in quel modo.